Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi nuovo giro, nuovo profumo, parliamo di un altro flanker di Chance, di Chanel, un profumo che ha fatto parlare tantissimo di sé in questi pochi mesi del 2020 perché è uscito proprio poco tempo fa, e vi parlo appunto di Chance Eau Tendre, la versione però Eau de Parfum. Ta-da! Allora, questa è la mitica confezione di Chance Eau de Parfum. Non ho mai comprato Chance Eau Tendre Eau de Toilette perché non mi dava un senso di profumo completo, mancava una nota, non so dirvi quale, che mi facesse capire che era un profumo che valeva la pena acquistare. Quando ho sentito che usciva di Chanel Chance Eau Tendre versione Eau de Parfum, devo dirvi la verità, non mi ha fatto né caldo né freddo, perché sapevo già che tanto come fragranza mi piaceva, però non tanto da comprarlo. Mi sono invece ricreduta, perché innanzitutto la differenza tra Chance Eau Tendre Eau de Toilette e Eau de Parfum è molto consistente, nel senso che Chanel, come altre case di profumi, non cambia solo la concentrazione degli ingredienti tra un profumo Eau de Toilette e un Eau de Parfum, ma proprio cambia le note. Quindi questa è una cosa molto bella per gli amanti dei profumi, perché non si smette mai di scoprire che cosa c'è dietro un profumo, dietro un titolo, dietro un nome di un profumo appunto. È un profumo fiorito e fruttato rispetto al precedente, quindi Chance Eau Tendre Eau de Toilette è molto più cremoso. Quando l'ho sentito la prima volta, devo dirvi che mi ha ricordato qualcosa come una bambola, non so che cosa, mi ha riportato al colore sicuramente rosa, a un'innocenza, a una ragazza molto giovane, una ragazza che è innamorata. Ci sono dentro delle note che comunque ricordano il passato, dei ricordi molto piacevoli, leggiadri, sul rosa. È un profumo da favola, ecco, lo definirei un profumo da principessa. È un fiorito, quindi si va su tutte le note dei fiori, allo stesso tempo è molto succoso. È un profumo che sembra quasi già di conoscerlo, che riporta molto all'innocenza. Questo è un parere che vi do personale quando l'ho sentito. Ed è un profumo che all'inizio può sembrare un po' banale. Quando l'ho applicato invece ha sprigionato una bomba atomica di energia, però è sempre un'energia, come vi dicevo, da principessa sul rosa, tutto sulle tonalità del rosa pastello, come se fosse un profumo che vuole essere esuberante, però nello stesso tempo molto molto giovanile. Come prime note io sento molto appunto il pompelmo e all'interno abbiamo anche la melacotogna. La melacotogna è una di quelle note che io percepisco subito, anche se io sono allergica alle mele, però è una di quelle note che si percepiscono subito. Infatti il pompelmo lo sento, però è un po' offuscato da questo punto, da questa mela molto succosa, come quando voi tagliate a metà la mela, il primo aroma che viene fuori è quello che sentirete in questo profumo qui. Quindi è molto veritiero, è un profumo molto sul naturaleggiante. Abbiamo poi il gelsomino, che appunto caratterizza ovviamente tutti i profumi Chance e tutti i suoi flanker. E abbiamo anche un'introduzione che Eau Tendre non ha mai avuto all'interno, ovvero l'assoluta di rosa. Ecco, è un profumo che ricorda molto un profumo alla rosa, però se devo dire la verità, mixato con altri ingredienti si percepisce poco. È come un mix di bouquet di fiori, ovviamente tutto sul rosa, che viene un po' condito con questo odore di mela. Quindi è un profumo ovviamente fiorito, però c'è sempre un po' questo sentore di melacotogna che dà questo effetto molto dolciastro, frutto. Come note finali, come note di fondo, abbiamo solo il muschio bianco, che dà l'ultima parte, l'ultimo sprizzo per rimanere sulla pelle, molto dolce. È un profumo che vedo molto su una ragazza davvero innamorata, che cammina sulle nuvole, molto molto gentile, molto buona di animo, tiene in mano questo meraviglioso bouquet di rose, magari portando con sé una mela, cioè io vi sto dicendo quello che percepisco io quando uso questo profumo, e quindi è un profumo che definisco veramente pink, un profumo rosa. Infatti il suo juice, al suo interno abbiamo questa meravigliosa caratteristica che è molto rosa. È delicato, però allo stesso tempo molto potente. Io quando
quando spruzzo un profumo mi piace sempre sentirlo evolvere, quindi lo spruzzo, aspetto qualche secondo, poi annuso il polso dove me lo sono spruzzato e poi con l'andare delle ore annuso proprio per sentirlo presentissimo sul mio naso, presentissimo nel mio olfatto. Con questo profumo Eau Tendre de Parfum è successo un po' il contrario, nel senso che appena lo si spruzza si ha questa bomba atomica che dura pochi secondi del pompelmo, della melacotogna, ovvero si ha poi il passaggio ad una fase un po' incerta, nel senso che si sentono le note però non hai quel sentore di dire sì, mi sto usando un profumo appena spruzzato, quindi si nasconde un po'. Dopo mezz'ora ritorna subito questo gelsomino, questa assoluta di rosa, si riprende un po' il profumo, quindi ha degli up e dei down che fanno sì che questo profumo sia proprio poliedrico. La sua persistenza mi ha stupito fortemente, anche perché ricordiamoci che Eau Tendre, Eau de Toilette è stato fortemente criticato proprio per la sua persistenza molto molto scarsa. Chance Eau Tendre Eau de Parfum mi ha stupita, anche se ce lo aspettavamo un po' tutti, perché appunto abbiamo avuto una conferma dal fatto che le note funzionassero, però probabilmente gestendole un po' meglio potevano funzionare anche come persistenza. Il mio voto persistenza è un 9 su 10 e sono molto molto contenta di questo, infatti sui vestiti quando voi lo applicate state tranquille che lo sentite anche il giorno dopo. Il suo sillage è un 10 su 10, che di Chanel è difficile avere, invece questo profumo veramente un 10 su 10 come sillage glielo do. Come stagione secondo me è un passepartout, perché avendo sia note floreali, sia note fruttate, sia note di muschio, va bene per tutte le stagioni. È un profumo che posso definire da tutti i giorni. Non è adatto solo a quelle occasioni speciali, ma un po' come Eau Fresh, diciamo che è da tutti i giorni. Lo potete portare, sembra proprio un profumo fatto apposta per quella persona, fa un tutt'uno con la pelle, è veramente un'ottima scoperta. Ci sono 4 formati in commercio, io ho preso inizialmente la versione più piccolina ed è il primo 35 ml che prendo di Chanel e viene 68 euro. Poi abbiamo il formato da 50 ml che viene 93 euro, il 100 ml che viene 129 euro e il 150 ml, la più grande boccetta che c'è in commercio, viene 156 euro. Lo straconsiglio questo profumo perché è uno dei flanker più riusciti secondo me di Chance. Secondo me non riporta quasi nulla del DNA di Chance Eau de Parfum, questo mi dispiace tantissimo perché ovviamente chi ama Chance ha apprezzato Eau Fresh, ha apprezzato sicuramente Chance Eau de Toilette perché ricordano proprio questo mastodontico profumo che è Chance, inconfondibile, imparagonabile. E quindi questo secondo me va un po' a perdersi, forse solo tra la prima ora e la seconda ora dove si sente il gelsomino si può ricordare qualcosa di Chance Eau de Parfum, però per il resto è proprio tutto un altro profumo, si discosta totalmente. Ecco, forse tra tutti ciò che mi ricorda di più Chance Eau de Parfum è Chance Eau Fresh, che è una versione molto alleggerita di Chance Eau de Parfum ed è una versione molto cedrata, quindi andate qui, se avete piacere sul mio canale c'è la descrizione della recensione di Chance Eau Fresh e ovviamente la recensione di Chance Eau de Parfum. Ragazzi, anche per oggi è terminato il video. Andate in profumeria a sentire questa novità di Chanel, che è Chance Eau Tendre Eau de Parfum. Per tutte le amanti delle rose e di Chance Eau de Parfum è perfetto. Se vi è piaciuto il mio video, lasciate un like. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!